Sono le 7.40 e già c'è tanta gente in fila sotto il colonnato per questo appuntamento del Giubileo del Donatore. Intanto andiamo a vedere da dove vengono e che cosa si aspettano dalla giornata di oggi. Da dove venite? Da Vicenza. Da Gallicano, Roma. Tre pullman da Grassano. Locorotondo, provincia di Bari. Basso Veronese. Da Imperia siamo un folto gruppo. Da Ravenna, siamo donatori del sangue dell'ospedale di Ravenna. Da dove venite? Da Roma, Roma. Veniamo da Altamura, provincia di Bari. Torino, San Mauro per la precisione. Padova, Cervarese Santa Croce. Vida Sozzieri. Vida Sealcamo. Quanto ci avete messo per arrivare? No, siamo arrivati ieri in aereo, tranquillità, abbiamo dormito qua stamattina presto per essere presenti al Giubileo del Donatore. Cosa vi aspettate dal Papa oggi? Ma lui è un grande, quindi qualunque cosa dirà sicuramente ci colpirà nel cuore. Da Papa Francesco un saluto particolare, una benedizione a tutti i donatori perché serve anche il suo aiuto. Sentire la fede, sentirsi vicini, ma soprattutto condividere con i fratelli di sangue, io li chiamo fratelli di sangue, questa emozione. È la benedizione, ci aspettiamo una benedizione che ci mandi tanti tanti donatori giovani con il braccio disponibile per poter dare tanto sangue che serve a tutti. Che cosa vi aspettate oggi dal Papa? Beh, sicuramente un incoraggiamento, un sostegno per la nostra opera di promozione del dono del sangue. È molto importante parlare di misericordia per noi donatori. Un messaggio per chi non è ancora donatore. Assolutamente diventate donatori di sangue, donatori in genere, perché è un qualcosa che vi riempie il cuore, vi aiuta se stessi e aiuta gli altri in primis. Il sangue non si fabbrica e quindi lo dobbiamo donare. E speriamo che queste iniziative facciano bene e avvicinino dei donatori. Allungare un braccio e per salvare una vita ci si mette un attimo. È una cosa facilissima e si salvano le vite. Quindi perché non farlo? Oggi vorrei soffermarmi brevemente a riflettere con voi sul tema dell'impegno. Che cosa è un impegno? E cosa significa impegnarsi? Quando mi impegno vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso qualcuno e significa anche lo stile, l'atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di attenzione particolare con cui porto avanti questo compito. Impegnarsi, insomma, vuol dire mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita.